anima. Sì, come la montagna. 68esima edizione del Trento Film Festival dal 27 agosto al 2 settembre. Circa 100 film in programma, proiettati e diffusi in streaming per 7 giorni. Appuntamenti a Trento e in provincia per questo festival anche diffuso. Una serata della kermesse si è svolta il 30 agosto in Val di Fassa, al Pala Dolomites di Campestrin, con la proiezione del documentario I'm Not Alone, I'm With the Mountains, i saluti del referente Dolomiti UNESCO provincia di Trento, Romano Stanchina, del presidente del festival Mauro Leveghi, della direttrice della fondazione Dolomiti UNESCO Marcella Morandini, della sindaca Nicoletta Dallago e con l'ospitalità dell'associazione culturale Antermoia che si occupa dell'organizzazione degli eventi di Campitello e Mazzin. L'alpinista inglese Tom Ballard, adottato dalla comunità fassana, è scomparso nel 2019 con Daniele Nardi sullo sperone Mammeri del Nanga Parbat. I'm Not Alone, I'm With the Mountains è stato firmato dai registi Elena Guatelli e Angel Esteban. Le nubi che salgono da lei, salgono libere, lente, svincolate dall'ombra, sovrane. Al di là, doni tenebra, come pensieri dell'anima eterna verso l'eterna luce. Tra gli ospiti della giornalista Fausta Slanzi, anche Stefania Pederiva, compagna di Tom. Stretto contatto con la natura, sempre in montagna, dei momenti magici. La mamma Alison Hargreaves aveva scalato la parete nord dell'Eiger incinta di Tom. Forse anche questa ricerca costante era un avvicinamento alla madre. La montagna accomuna attraverso varie forme d'arte, come l'acquarello di Riccarda De Ecker che nel suo studio di New York riproduce a grandi dimensioni le Dolomiti. Sono proprio dei momenti in cui uno riconosce se stesso, si sente nell'azione che fa e quindi si sente bene. Una persona inesperta pensa che un pittore si siede davanti a un'immagine e la copia. Invece così non è. Ogni immagine che un pittore riproduce è frutto di una scelta. Questi segni sono segni sia pittorici che alpinistici. Vengo in Italia abbastanza spesso, francamente, ci passo l'estate, però vivo negli Stati Uniti, dipingo solo le Dolomiti. E la cosa buffa è che quando... ogni volta che ho esposto, ho avuto varie mostre anche in musei, la gente mi chiede se me le invento. E dice, ma lei questa montagna? Dico, orrore, no? Ma i paesaggi sono per natura anonimi. Invece il paesaggio montano non lo è, perché per me hanno dei tratti somatici le montagne, non dipingo delle montagne generiche. Dipingo delle montagne che conosco, delle forme che conosco e di cui conosco anche la storia. Il free climber Manolo e il superamento della paura del vuoto, fino al suo rapporto esclusivo con le Dolomiti. Perché mi facevano paura e quindi è ancora più strano che uscire da un contesto così lontano, da una situazione culturale così diversa, io poi lentamente abbia fatto un percorso che mi ha portato, dico a vivere con i luoghi, ma a vederli. Una cosa era la capacità di scalare e una cosa era la capacità di sentirsi a proprio agio. La maggior parte della mia vita attraverso la passione della scalata l'ho vissuta nelle Dolomiti. Ho frequentato le Alpi, ho frequentato marginalmente l'Himalaya, ma le Dolomiti sono state un luogo di esperienza più profondo. Se mi permetti una parentesi, vorrei esprimere tutta la mia, come dire, ammirazione per quel ragazzo. Lui ha voluto essere qui. Vi ha lottato per vivere in quel luogo, quindi quello che è successo è chiaro che è drammatico pensarlo a quell'età, però lui voleva, come tutti noi, che abbiamo scelto quella vita. Io non ho girato completamente il mondo, ma difficilmente ho trovato un paesaggio che cambia come le Dolomiti. E lei riesce a catturarli, ma quello che è riuscita a catturare è quella dimensione che un turista non potrà mai fare suo. La marmolada è immensa. Ma uno può, dopo che qualcuno ha scalato, metterlo fino nel comodino. Infine lo spettro musicale della fisarmonica come emulazione della verticalità. L'analogia con la montagna riguardo i limiti da superare per la musicista Margherita Berlanda. Beh, si
sicuramente appunto la fisarmonica ha un range sonoro che va dalle tonalità più gravi fino a quelle più acute. Quindi da un certo punto di vista sì, può essere come anche un ogni pezzo musicale, ha una certa verticalità. Come dico anche nel documentario, ho sempre viste le montagne come il mio scenario odierno. E ho sempre voluto vedere cosa c'era al di là, e questa è un po' forse nata da qui la curiosità di continuare a studiare, di ricercare, di, anche nella musica, di voler superare il proprio limite. Elena Guatelli e Angel Esteban. Noi abbiamo avuto l'onore di iniziare anche il nostro percorso nei film di montagna attraverso Tom. Non conoscevamo altri alpinisti e il primo che abbiamo conosciuto è stato Tom Ballard. Quindi per noi rappresenta l'alpinismo, sì. I knew it was a nice place. I hurt my hand in the autumn, so I wasn't going to climb very much. So I knew, okay, come here, and then I see how my hand goes on through the winter, and then I can see what I do. Un omaggio, quello del Trento Film Festival, a Tom Ballard, che ha restituito l'immagine onesta dell'alpinista, la sua ricerca di una dimensione propria in montagna. Un ricordo per chi lo ammirava da lontano, per chi non lo conosceva e per chi sapeva che quella era la sua dimensione naturale.